Nuovo blocco del traffico per Napoli. I livelli di inquinamento hanno nuovamente superato la soglia di sicurezza. Il sindaco Luigi De Magistris ha emanato una nuova ordinanza per limitare la circolazione delle auto, che partirà da oggi, 1 febbraio, e si protrarrà fino al 6 febbraio. Non sarà possibile utilizzare le auto, quindi, dalle 9.30 del mattino fino alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30. Una decisione presa per la seconda volta e che permetterà di circolare solo alle vetture a metano o GPL, oltre ai veicoli elettrici, le moto a due o quattro tempi e le auto che trasportano persone invalide. Un inverno imprevedibile questo, mite e con pochissime piogge, che continua a far innalzare i livelli di smog, causando difficoltà alle grandi metropoli. Ascoltiamo l'agente del nucleo motociclisti della Polizia Municipale di Napoli, Gerard Petrosino. Le persone sono informate che è previsto un divieto di circolazione da oggi fino al 6 febbraio, con orario 9.30, 12.30 e 14.30, 19.30. In questa settimana è proprio previsto questo allungamento dell'orario pomeridiano e sono inclusi ulteriori giorni, quindi tutta la settimana è previsto questo divieto di circolazione. La cittadinanza sta reagendo bene, parecchi sono informati del blocco, infatti ricordiamo che da Euro 4 in poi o impianto a gas, GPL, si può circolare e fortunatamente stamattina abbiamo fermato persone in queste condizioni, quindi che potevano tranquillamente circolare.